sensazione quasi particolare. Una sensazione di quelle che avevi perso per strada. Non ti ricordavi più non solo il sapore, il gusto di una vittoria, ma il sapore, il gusto di una vittoria con un clean sheet. Ragazzi, era l'ultimo dei risultati che mi aspettavo oggi. Veramente, ero estremamente negativo, ero estremamente pessimista. Invece la Juventus vince questa partita e secondo me la vince anche meritatamente. Poi bisogna analizzare nel totale questa prestazione perché il primo tempo è stato qualcosa che no. Francamente non si può accettare. Invece, il secondo è stata una Juve che sembra quasi, dopo aver trovato il gol dell'1-0, aver stappato una bottiglia, no? Tolto il tappo, poi tutto è venuto un po' più spontaneo, un po' più naturale, quasi come se ci si fosse sciolti, ci si fosse svestiti di quella pressione, di quell'energia negativa, per riuscire a fare qualcosa di diverso. Ora, c'è da analizzare un po' il tutto, perché la Juventus a un certo punto nel primo tempo ha rischiato addirittura di avere un calcio di rigore che francamente non ho capito perché sia stato tolto, sottratto. Per me quello è rigore, poco importa che la palla sia data sul contrasto un po' in disturbo di McKennie, cioè il giocatore della Lazio che poi la dà all'indietro a Cambiaso. Mi sembra che sia una palla rimessa in gioco dal giocatore della Lazio, sono sincero, io quella roba non l'ho compresa, ma tendiamo di vedere un po' quale sarà il giudizio dell'arbitro. Non si può nemmeno dire conta poco se non niente, perché purtroppo è una semifinale d'andata di Coppa Italia, quindi no, non è vero questa cosa, non è che conta poco se non niente, perché un terzo gol della Juventus sarebbe invece stato qualcosa di molto positivo. Juventus che non conclude bene il primo tempo, con la Lazio che pressa e anche tanto, probabilmente fino a scoppiare. Io stasera ho proprio avuto la sensazione che la Lazio a un certo punto sia implosa all'interno del suo pressing. Forse tanto entusiasmo nella prima apparizione in Serie A, dove secondo, però anche lì, vi dico la verità, anche lì a Roma avevo avuto la sensazione che a un certo punto fosse implosa la Lazio, eppure comunque ci hanno fatto gol al 90esimo lo stesso. Invece stasera secondo me è stato ancora più evidente, ancora più pesante proprio come scoppio della squadra avversaria. C'è stato proprio un calo fisico nel primo tempo, pressavano, venivano a prenderci su ogni pallone, arrivavano sempre prima loro, riuscivano a lottare e a guadagnarsela. Nel secondo invece li abbiamo visti molto demotivati da quel punto di vista. Secondo me, sia perché la Lazio era calata, la Juventus era cresciuta, ma anche perché la Juventus aveva ribaltato l'inerzia psicologica proprio della partita e aveva iniziato a guadagnarsi le seconde palle. Poi ricomincia il secondo tempo e la Juventus, per fortuna, grazie a una verticalizzazione, riesce a trovare quello spiraglio. Devo dirvi la verità, all'interno di una partita non eccellente da parte di Cambiaso, non mi è piaciuto, ma nel primo tempo è stato quasi un Vlahovic contro tutti, un Vlahovic contro l'intera squadra della Lazio, è stato l'unico che ha lottato su ogni pallone, addirittura è andato a fare una diagonale difensiva a un certo punto Dusan Vlahovic, e quindi è stata sicuramente una prestazione molto molto convincente, quella del numero 9 bianconero che è rientrato dalla squalifica. Infatti a Roma lui non era stato presente, diciamo che si è visto abbastanza la differenza della prestazione, nonostante Ken non avesse fatto malissimo, poche palle arrivate, però Vlahovic ti dà sempre quello step in più e credo che sia cresciuto veramente tanto. Penso veramente che Vlahovic sia cresciuto tanto anche dal punto di vista della responsabilizzazione proprio che sente all'interno della squadra. E infatti mi è dispiaciuto tantissimo vedere quel cartellino rosso contro il Genoa, perché è andato un po' a interrompere quel processo di crescita mentale per diventare un leader, un punto di riferimento in campo della squadra. Se c'è una cosa che ringrazio tutti i giorni è non aver venduto Vlahovic quest'estate per far posto a Lukaku. Veramente questa è una cosa che mi rende di un felice incredibile anche all'interno di un periodo particolarmente negativo per la Juventus che non vinceva dalla partita contro il Frosinone. Ragazzi, è passato veramente tantissimo, tantissimo tempo, per quello che vi dicevo che non avevo più in mente il gusto di una vittoria. E poi la Juventus si sblocca con il gol di Federico Chiesa, un bel passaggio filtrante di Cambiaso a tirar fuori, a tagliare fuori anche una difesa della Lazio non proprio eccellente, e noi ne approfittiamo, meno male. E Federico Chiesa questa volta è riuscito a trovare il mirino giusto, perché tante altre volte abbiamo visto Chiesa andare alla conclusione dove una volta magari troppo piano, una volta troppo angolata, una volta troppo debole, una volta troppo forte, una volta troppo fuori. Abbiamo visto tante volte delle occasioni che capitavano comunque sui piedi di Federico Chiesa, questa sera invece il
il mirino è giustissimo e riesce a trovare il gol del 1-0, un gol pesante, perché la Juventus non segnava da tutta la partita col Genoa, tutta la partita con la Lazio e questo primo tempo. Quindi assolutamente qualcosa di pesante, proprio dal punto di vista del clima. E poi la Juventus, come vi dicevo, trova un pochettino quella che è la sua dimensione, le sue distanze migliori, anche a discapito di una Lazio scoppiata, e c'è un gran gol di Dusan Vlahovic. Però ancora una volta su una verticalizzazione, questa volta di Weston McKennie, che trova l'ennesimo assist stagionale, vado a memoria, siamo a quota 10, dovrebbe essere così, due palle in verticale, due palle gol per la Juventus, due concretizzazioni e i gol degli attaccanti, che non guastano mai. Poi la Juventus va in gestione, la Lazio prova a inseguire un gol che sarebbe stato pesantissimo ai fini del risultato finale, perché anche un 2-1 sarebbe stato qualcosa di clamorosamente buono per Igor Tudor e i suoi ragazzi, e invece la Juventus riesce a portarsi a casa la porta inviolata con Mattia Perin, girandola di cambi. Io non mi capacito di come Kenan Yıldız possa fare panchina in questa squadra, non me ne capacito. Ogni volta che entra in campo qualcosa di buono lui riesce a farlo, a farcelo vedere, a mostrarcelo. Ha fatto una percussione palla al piede che veramente, tenetemi forte perché sennò inizio ad urlare per la gioia. C'è stato l'errore di Weah poi alla fine, ma io non riesco a concentrarmi su un errore di un giocatore quando poi c'è tutto quel ben di Dio dal punto di vista tecnico. E Yıldız ha fatto una giocata veramente meravigliosa. Dispiace perché anche oggi l'abbiamo visto soltanto 10 minuti. E secondo me il tempo che è stato dato a questo giocatore nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, è veramente troppo poco. E poi arriviamo a parlare di Allegri, perché Allegri era il grande discusso di questa giornata, non di questa giornata di Coppa Italia, di questa giornata in generale, perché si è parlato tanto del e se perde, cos'è? Lo si conferma, non lo si conferma? La dirigenza della Juventus aveva cerchiato in rosso la partita di Coppa Italia, perché comunque arrivare in finale di Coppa Italia sarebbe stato qualcosa di molto importante per la Juve, anche dal punto di vista economico, dal punto di vista della programmazione. E quindi probabilmente in questo momento la posizione di Allegri si va a sgonfiare un pochettino, riesce a tirare un sospiro di sollievo, proprio perché fosse andata male questa partita, non so, probabilmente ancora con la Fiorentina sì, ma come ultimo ballo in attesa di poi passare la panchina a un altro allenatore per cercare di concludere la stagione. Che Allegri sia fuori dai piani tecnici della Juventus per l'anno prossimo a me sembra un dato di fatto, poi vedremo se sarò smentito da questa roba qui, però Allegri si affida ai suoi titolari, perché ce la sono fatta per Perin, che è il portiere di Coppa, tutti gli altri erano meno male i giocatori titolari di questa Juventus, proprio a livello gerarchico, quelli che quando ce li hai li metti. Infatti nelle ultime settimane si era girato tante scelte anche francamente incomprensibili per andare a trovare poi questa sera con la vittoria che mancava da mille anni, quella che invece è una formazione che Allegri ha sfruttato tante volte in stagione. La Juventus è uscita dalla crisi? La domanda delle domande. La risposta è molto semplice e molto banale. No, assolutamente no, e non potrebbe essere altrimenti. Per dimostrarlo c'è il campo. C'è il campo, ci sono le ultime 8 partite di Serie A dove la Juventus dovrà difendere questo vantaggio anche ai danni del Bologna, che potrebbe superare virtualmente la Juventus e farla andare in campo in domenica contro la Fiorentina già da quarta in classifica. Quindi no, la Juventus non è uscita dalla crisi e non può essere uscita dalla crisi soltanto semplicemente con 2 gol in un secondo tempo di una semifinale di Coppa Italia. Sarebbe francamente una follia pensare una roba del genere. Però sicuramente vincere aiuta a vincere, è un po' di autostima derivata da una vittoria che, ripeto, secondo me è stata anche difficile da pronosticare, perché io avevo tutte le sensazioni più negative del mondo e non pensavo che la Juventus potesse riuscire a vincere questa sera, e invece l'ha fatto. E secondo me tu dovrai un po' ragionare su quella che è la gestione delle energie, proprio la gestione fisica dei suoi ragazzi. E non è nemmeno una vittoria completa, se dobbiamo proprio guardarla in generale, proprio perché è la fine del primo tempo, se vogliamo metterla da questo punto di vista, perché la Juve poi dovrà andare a giocare all'Olimpico contro la Lazio, una seconda frazione che poi deciderà quale delle due squadre arriverà a giocare la finale di Coppa Italia, comunque sempre a Roma, sempre all'Olimpico. Il calendario è tosto in questo aprile, è molto molto tosto e molto difficile. La Juventus del primo tempo è la solita Juventus di sempre, la Juventus del secondo tempo è una squadra che approfitta della stanchezza degli avversari e con cinismo riesce ad andare in vantaggio e a difendere il risultato, ma anche questa è una notizia, perché la Juventus non riusciva a fare più nemmeno quello. Vedremo se la Juve riuscirà a mantenere questa roba anche in Serie A, perché poi è lì
il vero importante, perché è lì che ci si qualifica la Champions, è lì che arrivano i soldi veri, e la Juventus deve per forza di cose fare gli ultimi 40 giorni di questa stagione con quel mordente che è mancato purtroppo anche stasera nel primo tempo e che per fortuna invece nel secondo si è visto soprattutto negli occhi di alcuni calciatori. E come sempre ragazzi, per concludere questi video c'è soltanto una cosa da dire: forza Juventus.